quando ero ancora una bambina, fu tanti anni fa. Sembrava tutto bello e forse era l'età. La nonna, mi ricordo, mi teneva lì con sé e poi mi raccontava di principi e di re. La fantasia volava, scappava a briglia sciolta nel mondo delle fate. Ed ehi, c'era una volta. Adesso che son nonna, racconto quel che so, ma tutto quello che ricordo io lo confondo un po'. Dunque, come faceva? Oh, c'era una volta un brutto anatroccolo, c'erano pure i piccoli, dei simpatici porcellini, ma erano due o tre. Vediamo, si trovavano lungo un lago e si imbatterono in un drago o incontrarono Pinocchio. Oh, santo cielo, non mi ricordo. Cenerentola con i sette nani si era addormentata in un bosco. Venne in suo aiuto Cappuccetto Rosso. Ma era lei o non era lei? Oh, cielo! Ma ora permettetemi di mettermi più comoda, allora la mia favola incomincerà così. Dobbiamo tornare a casa. Su, su. Hop, hop. Dai, che ce la fai. Dai, cavallino. Andiamo, bella! Oh. Aiutatemi! Oh, santo cielo! Presa! Forza! Il cavallo! Il cavallo! Così va bene. Oh, poveri miei piccoli. Tu vieni fuori di lì. Ma dove sei? Buono. Grazie. Oh, questo poverino è tutto bagnato. Posso darle una coperta? E adesso perché non torna a casa? Grazie, signore. Ma non posso proprio abbandonare tutto qui. O andrò incontro a dei guai. No, ci penso io. Non si deve preoccupare. Dove abita? A casa chi? La casa della vedova. E allora, dov'è il mio cavallo? E il carretto? E le galline? Ecco, è stata una disgrazia. Ma quale disgrazia? L'unica disgrazia sei tu! Oh! Fila subito in cucina!
Philip! A cosa dobbiamo questa meravigliosa sorpresa? Come sono felice di vederti! Grazie, signora! Perché? Domani non vieni da noi per un tè? Sì, diciamo, verso le 2, che ne dici? Mi piacerebbe, ma... Non startene lì a prendere freddo, ti verrà un accidente! Ciao! Ci vediamo alle 2! A domani! Bene le orecchie. Domani pomeriggio avremo un ospite di riguardo. È un cavaliere che mi ha confidato di essere pazzamente innamorato di mia figlia Berta e di volerla sposare. La casa deve essere uno specchio. Pulisci la cucina da cima a fondo. Sono stata chiara? Sì, signora. E non dimenticarti di spazzare bene dietro la porta della cucina. E pulisci bene la lavanderia, capito? E striglia i cavalli. Sì, signora. E innaffia il giardino. Oh! E taglia l'erba. E mungi la mucca. E asciuga il pavimento. Poi lava anche le finestre. Sì, ti spazza la cucina e dopo vai di qua. Poi pulisci le finestre e dopo vai di là. Cindy lava il pavimento, la lavanderia. Cindy spolvera le scale e la libreria. Cindy bada gli animali, e non dimenticar. C'è il cavallo da strigliare, l'erba da tagliar. C'è la siepe da portare, e poi c'è da innaffiar. Cindy, devi fare tutto tu. Oh, vicino, perché quella donna mi tratta così? Volete sapere perché mi comporto così male? Perché io...